Noi abbiamo visto le fiamme, abbiamo sentito il rumore, ci tremavano tutti i vetri delle finestre. Cosa avete pensato? Abbiamo pensato a un incendio pazzesco, perché siamo oltre quelle montagne là, e quindi abbiamo allertato il maresciallo di Penabilli alle 5:15 così di questa mattina, perché pensavamo a un grandissimo incendio, visto il rumore, sentito il rumore, visto la luce pazzesca che c'era e che abbagliava. Quindi insomma era una sensazione brutta. Ha tremato tutto, è stato prima il boato e poi è venuto fuori questo grande bagliore. Avete avuto paura? Non sapendo che da dove veniva. Abbastanza. Uno non si pensava al metano, insomma, ecco, almeno io. A quelle case là si vedeva questo, ma verso la fine, erano gli ultimi, poi dopo hanno chiuso queste valvole, si vedeva che la fiamma scendeva continuamente, ma all'inizio no, all'inizio siamo rimasti tutti giù in paese a aspettare. Si parlavano addirittura con queste signore che l'hanno visto da Castellieccio, un paesino dietro a questi monti, per dire, questo bagliore o fiamme, quelle che erano, insomma, quindi erano altissime. Un grosso boato e un movimento della terra che ha fatto tremare le abitazioni. Ha creato non poco panico l'esplosione di un metanodotto nella zona Belvedere, comune di Sestino, a causa, pare, di alcuni lavori di manutenzione che si stanno svolgendo nella zona. Un vero e proprio cratere che si è aperto nella montagna e i campi adiacenti sono andati in fumo. Si sarebbe trattato del cedimento strutturale della condotta del metano, il cosiddetto fenomeno del jet fire. Lambita la zona artigianale di Ponte Presale lungo la Marrecchiese, ma non si registrano danni né tantomeno feriti. Verifiche dovranno essere effettuate per capire con precisione il perché di questo cedimento e per controllare il resto della linea. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco da Arezzo e Ravenna, 118 Protezione Civile. La situazione è tornata alla normalità e sotto il profilo della sicurezza è tutto sotto controllo, dicono dalla prefettura, ma sono senza metano le abitazioni di Badia Tedalda e Ponte Presale. Le scuole saranno regolarmente aperte.